riprendiamo con i nostri appuntamenti per la rubrica dedicata all'editoria, ai libri, a chi ama scrivere, a chi ama leggere, a chi ama parlare di lettura, di buone letture e consigliarci iniziative legate proprio a questo tipo di passione. Con noi oggi due rappresentanti dell'Università Popolare della Terza Età e dell'Educazione Permanente di Ivrea. Abbiamo con noi la Presidente Anna Matta e una delle Buongiorno. docenti, Ornella Cerutti. Ci parleranno non soltanto delle tantissime iniziative proposte quest'anno dall'Università delle Tre Età, ma anche di un progetto molto importante legato a Ivrea, capitale del libro, un progetto sostenuto dal Comune che non mancherà di incuriosire il nostro pubblico. Tra l'altro, un progetto non solo riservato ai soci, ma aperto a tutti. Per i soci poi ci saranno degli approfondimenti, ma per intanto siete tutti invitati a scoprire questo progetto di cui ci parleranno oggi. Io vi ricordo che se volete partecipare a Quarto di Copertina potete scrivere a deborabocchiardo@gmail.com oppure contattare Obiettivo News e venire qui a Rivarolo Panavese nei nostri splendidi nuovi studi. Anna Marta, l'Università Popolare della Terza Età e dell'Educazione Permanente, una realtà importante storicamente, culturalmente, ma anche socialmente. Sì, anche socialmente. Comunque questa università è nata, diciamo, nel 1983, quindi 41 anni fa circa. È stata fondata dall'allora direttore della Biblioteca Civica di Ivrea, che era Fra Giacomo, con anche l'aiuto del comune, di alcuni personaggi della Olivetti e sotto la guida anche del vescovo di allora, Luigi Bettazzi. All'Università della Terza Età si fanno conferenze oppure si seguono dei seminari, dipende da quello che uno sceglie e quindi si possono associare le persone, diciamo, dai 30 anni in poi, anche se si chiama Università della Terza Età. Ecco, diciamo anche che un range di scelte veramente eccezionale, perché si passa dalla scienza, alle materie artistiche, Sì. storiche, allo sport, all'attività per il benessere della persona, alla psicologia. Quest'anno tantissime le novità, perché vedo in questo nutrito elenco che ci avete portato gli appuntamenti con la scienza, l'educazione finanziaria, addirittura che Sì. di questi tempi non se ne sa mai troppo, e poi il genio maledetto Caravaggio, la Biblioteca Civica di Ivrea, le assicurazioni, la medicina, la storia del territorio, computer, l'ABC dell'informatica, il corso base di discipline grafiche pittoriche. Il feng shui persino, Sì, la scrittura infatti ci sono. creativa, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. Sì, scrittura creativa, tra l'altro con Deborah Bocchiardo, Cioè, qui gioco quindi in casa. facciamo anche un po' di pubblicità. E poi ci sono anche i club, il circolo dei lettori, letteratura francese, inglese, il circolo dei gialli, che si parla di gialli, noir e cose del genere, che sono tenuti da Ornella Cerutti. Ecco, andiamo ancora un attimo nel merito di come sono strutturate le lezioni. Si tengono prevalentemente al pomeriggio e in orario Si preserale. tengono le lezioni si tengono al mattino e al pomeriggio. Ce n'è qualcuna che dura fino alle 19, ma non di più, anche perché le persone che vengono hanno, diciamo, tutte un'età in cui possono solo andare il pomeriggio o essere liberi il pomeriggio o al mattino. Ecco, voi state raccogliendo le adesioni, i tesseramenti, Sì. è possibile avere informazioni consultando il sito www.unitre.ivrea.it. Certo, lì sopra abbiamo postato già anche il libretto di quest'anno, ci sono alcuni errori, però abbiamo messo anche l'errata corrige e quindi dovrebbe essere tutto, risultare tutto consultabile in modo corretto. Ornella, veniamo a quali sono i corsi di cui ti occuperai tu. Parliamo dei corsi nuovi o di quelli già attuali? Tutti e due, qual è la tua Tutti e due. esperienza? Da quanto tempo ti occupi di queste iniziative? Allora, all'Università della Terza Età ho iniziato nel 2017 con un gruppo di lettura, un laboratorio che è un gruppo di lettura in italiano che hanno chiamato Circolo dei Lettori, nel cui programma ogni anno inserisco molti titoli che vengono poi scelti e votati dai partecipanti, cioè dagli iscritti. Il primo incontro in realtà il titolo è già stato previsto e quest'anno sarà Finché il caffè è caldo di Casa Giuchi. Il
Nel corso di questo laboratorio io presento, analizzo, commento il romanzo che è già stato letto nel corso del mese e poi invito al dibattito, alla partecipazione, stimolando così commenti e approfondimenti anche da parte di chi è iscritto. Per questo è un'interazione continua. Gli altri due gruppi di lettura che ho creato l'anno scorso sono invece in lingua originale. C'è il Club de Lecture Français. Club Français de Lecture, scusi, e il English Book Club. Entrambi prendono come argomento un racconto breve in lingua originale che poi viene discusso nel corso dell'incontro e appunto lo presento, analizzo come fosse un romanzo, ma comunque con altri spunti e i partecipanti hanno l'occasione di leggere e di parlare in lingua originale, quindi anche di sperimentare, di mettersi un po' in gioco. Ci sono livelli eterogenei, quindi non può essere tutto su uno stesso livello, ma comunque la partecipazione sembra attiva e gradita. Ecco, questa è un po' l'attività che si integra con, giustamente come ha detto Anna Marta prima, anche io quest'anno sono coinvolta con un corso di Sì. scrittura, e il mio è un corso di scrittura un po' particolare perché aiuta a riscoprire la propria sensorialità per coinvolgere chi ci legge nella scrittura sollecitando i suoi sensi e riscoprendoli. E quindi noi faremo un percorso inverso rispetto al tuo, quindi ci darai la prova del fatto di aver fatto un buon lavoro. Ecco, potremmo interagire se c'è Potremmo interagire e l'occasione. scambiarci i testi su cui Certo. lavorare. I livelli sono i più disparati. C'è la possibilità per chi non si è mai avvicinato alla cultura, alla lettura, alle lingue o quant'altro di iscriversi a un I3, perché spesso c'è un po' questa paura di non essere adeguati, di non essere all'altezza. Quindi molte persone magari vorrebbero vivere questa esperienza che è importantissima. Io approfitto per fare i complimenti a tutte le I3 del territorio che si dedicano proprio a organizzare ogni anno calendari di appuntamenti, perché per chi magari non sa cosa fare, è avanti con gli anni, non esce volentieri, può rappresentare veramente un'importante opportunità. È aperto a tutti e tutti possono accedere ai vostri corsi. Tutti possono accedere ai corsi, sono aperti dai 30 anni poi diciamo in poi e ci sono corsi che iniziano come principianti, poi intermedi e quelli che sono superiori, onde per cui le persone sanno in che posto iscriversi anche perché c'è la descrizione sotto di che cosa si fa in quel corso. E anche per Ornella penso che sia la stessa cosa perché se c'è qualcuno che non sa e immagino la lingua, cose del genere, ci siano degli aiuti particolari, ma questo ve lo può dire lei, e quindi. Ma infatti, diciamo che per quanto riguarda questi laboratori è il docente che si deve avvicinare ai partecipanti, non è il contrario. Quindi è vero, possono esserci appunto livelli diversi di conoscenza del francese e dell'inglese, e questo può essere un ostacolo. Un minimo, diciamo, di conoscenza serve, ma poi io li aiuto, nel senso che spiego le parole oscure o mando addirittura una leggenda. I racconti vengono comunque inviati da me con molto anticipo, così hanno anche tempo di familiarizzare, quindi nel momento dell'occasione del confronto sarà un po' meno difficile. Ecco, per il momento, insomma, non ho riscontrato grandi difficoltà da parte dei partecipanti. Poi ricordiamo che è un momento di divertimento Certo, sì, di e di socializzare. cultura vista come crescita personale, non di messa alla prova di Certo, non è nessuno. un No, esame, infatti. non è un esame, tutt'altro. Domanda difficile. Usciamo dal Covid, avete dovuto affrontare tutte le normative, la messa in sicurezza delle aule, la messa in sicurezza delle sale. Adesso finalmente siamo forse fuori Speriamo. da questo incubo. Rassicuriamo i nostri telespettatori, chi ci segue. Sì, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Abbiamo avuto dei problemi con il Covid perché abbiamo dovuto anche chiudere. E poi abbiamo adesso riaperto e piano piano sembra che le persone vengano di nuovo a iscriversi. Speriamo di raggiungere di nuovo il numero di iscritti che avevamo una volta, che erano 1300. Beh, E noi ve lo auguriamo, quindi anzi, di superare speriamo questa o di linea. superare questo numero, sì. Sa che venendo da questi anni di chiusura ci sia più Sì, voglia di ritrovarsi dal speriamo di vivo. sì.
Entriamo un pochino di più in quello che è, diciamo, il progetto importante di Sì. quest'anno, un'idea che avete coltivato in prima persona, le letture incrociate. Anna, come è nata questa idea? Poi sentiamo Ornella per quello che riguarda un po' più il Sì. dettaglio del Ma progetto. questa idea è nata quando abbiamo dovuto dare il nominativo di una persona che seguisse quello che facevano, iniziava quello su libri, cose di questo Livrea genere, Capitale del Ivrea Libro. Capitale del Libro. Però poi io ho visto che c'era un bando e mi sono sempre. Ho chiesto a lei, ho detto ma facciamolo, io non ho mai fatto un bando, l'Unitre non ha mai fatto un bando, cose di questo genere, abbiamo fatto un bando e lei ha buttato giù le cose e quindi lei vi spiegherà più Nel nel dettaglio. dettaglio quello che è venuto fuori. Ornella, com'è nata l'idea? Infatti l'idea del progetto Letture Incrociate è nato appunto l'anno scorso, in realtà non ancora così strutturato e con questo nome, ma comunque avendo partecipato con Unitre al dossier per la candidatura di Ivrea Capitale del Libro 2022, noi abbiamo avanzato una proposta articolata su più livelli. Per soddisfare, diciamo, quello che era l'obiettivo del dossier, cioè promuovere la lettura. E io mi sono avvalsa anche di un'esperienza teatrale che ho su due piani diversi. Una è con il Club dei Libri di Ivrea, che è un gruppo di lettura fondato con l'amica Francesca Baro nel 2015, e con lei abbiamo messo in piedi i dialoghi immaginari del Club dei Libri di Ivrea per partecipare alla grande invasione. E si tratta di dialoghi tra personaggi di romanzi famosi oppure interviste a scrittrici di rilievo. E sono tutti testi originali scritti da noi. La seconda esperienza è quella con la compagnia teatrale Stardust Company di Casale Monferrato, che nel suo repertorio ha una serie di spettacoli fuori di libro, si chiamano, e che mettono in scena i personaggi che rivivono e le scrittrici di questi romanzi o scrittori che rivivono quindi sulla scena e creano un rapporto diverso dello spettatore rispetto al libro. Anche questi non si tratta di spettacoli come trasposizione del romanzo sulla scena, perché sennò sarebbe Troppo banale. Sì, semplice. sono più articolati, quindi c'è un lavoro anche sulla scrittrice o sullo scrittore che interroga, si confronta con i personaggi che ha intorno. E quindi con queste esperienze ho ideato questi laboratori, conferenze. Con tre generi narrativi differenti, uno è gialli, noir e thriller, l'altro è letteratura francese e l'altro letteratura inglese. Da qui nasce il nome Letture Incrociate, perché rispecchia l'incrocio tra letteratura e teatro e l'incrocio anche fra tre generi narrativi diversi. Ho preparato degli eventi che sono conferenze libere a tutti, gratuite. Tutti possono intervenire, che avranno luogo da ottobre a dicembre compreso. A queste faranno seguito dei laboratori sugli stessi temi, che però saranno riservati a numero chiuso agli iscritti dell'Università della Terza Età Mentre di Ivrea. invece ricordiamolo, le conferenze di letture incrociate sono aperte a tutti. Sì, anche gli spettacoli, mi Anche sembra. gli spettacoli, Ecco, sì, certo. Soltanto i successivi laboratori sono sì, quelli da riservati. gennaio a maggio saranno invece, sono inseriti nel programma dell'Unitre, quindi dovranno esserci iscrizioni specifiche Ecco, per. domanda, può essere un volano per aumentare le iscrizioni? Cioè, io che non sono iscritta all'Unitre, frequento le letture incrociate. Ho voglia poi di seguire il laboratorio, ma lo decido in corso d'opera, è possibile oppure Noi speriamo che questo abbia questo risvolto, perché proprio l'idea di rendere disponibili a tutti le conferenze, e tra l'altro aggiungo che ogni ciclo di conferenze viene preceduta da uno spettacolo che ha per oggetto un libro che stema delle conferenze successive. Per esempio, il primo sarà il 15 ottobre, sabato 15 ottobre, e sarà Intervista impossibile ai personaggi dell'Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie,
e subito dopo, la settimana successiva, ci sarà la conferenza relativa al personaggio, anzi no, sarà relativa all'introduzione a gialli noir e thriller, un genere per fortuna rivalutato negli ultimi 50 anni, 60, e che ha origini antiche. Questo andrò a spiegare, insomma, a raccontare. Ecco, tu hai portato il Debian. Entriamo proprio nel dettaglio, perché noi abbiamo la nostra magica regia con Andrea Salavagione che ci segue, e oltre ad aver preparato questo nuovo studio, anche la possibilità di proiettare le locandine alle nostre spalle mentre parliamo. Cominciamo magari da quella del 15 di ottobre. 15 di ottobre sarà appunto la compagnia Stardust Company di Casale Manferrato, di cui io faccio parte, a presentare questa intervista ai personaggi dell'Orient Express di Agatha Christie. Io sarò Agatha Christie, quindi ve lo racconto in anteprima, molto particolare. Ecco, quindi c'è questo spettacolo e la settimana successiva ci sarà la prima delle conferenze su questo tema, come ho detto, gialli, noir e thriller. Ho dato dei titoli un po' suggestivi perché tipo? Questo è indagine su gialli, noir e thriller, facciamo un'indagine noi, no? E infatti l'effigie che ho messo è un'investigatrice con la lente e il cappellino che sembra cercare appunto le tracce, le prove di quello che racconterà. E poi il 9 novembre ci sarà una conferenza su Agatha Christie, sarà la regina del romanzo giallo Agatha Christie e i gialli in treno, perché anche qui si apre un nuovo, una prospettiva piuttosto ampia. E il 7 dicembre invece faremo caccia a Tom Clancy, che è stato lo stratega del techno thriller, l'inventore del techno thriller, tra l'altro un tema molto attuale perché Ottobre Rosso si svolge e si sviluppa durante la Guerra Fredda, gli ultimi tempi della Guerra Fredda degli anni Ottanta, e quindi è anche interessante perché vengono fuori dei temi che purtroppo sono davvero contemporanei. Tragicamente contemporanei, purtroppo. Spero che serva a velocizzare questo clima. Ma si parla di sottomarini con a testata nucleare, con missili, è veramente inquietante. Quindi, speriamo che serva a velocizzare un po'. Speriamo. Letteratura francese si apre invece con lo spettacolo del 29 ottobre che sarà del Club dei Libri di Ivrea, I Dialoghi Immaginari, e sarà alla ricerca della madre perduta di Berthe Bovary. Quindi è un dialogo, un confronto tra madre e figlia, una figlia adulta che si confronta con una madre di cui ha subito veramente traumi e conseguenze piuttosto particolari. Tra l'altro nel romanzo Madame Bovary questo personaggio è veramente minore, quindi lasciato un po' in disparte e abbandonato nel finale. Il 31 ottobre farò una conferenza invece intitolata Chi ha ucciso Madame Bovary, quindi non sarà incentrato sul romanzo, ma su tutto quello che è stato un po' costruito alla fine della storia, insomma, sì. Quindi anche letteratura derivata, curiosità, personaggi. Poi Madame Bovary è un personaggio da sempre molto affascinante. Infatti. A diversi livelli. Ma questo confronto tra madre e figlia sarà veramente interessante. Sì, anche un po' traumatico, perché è una specie di processo da parte di una figlia alla madre. E a novembre, il 29 novembre, avremo Sulle tracce dello straniero di Albert Camus, quindi è un tema anche questo contemporaneo, perché di stranieri si parla in continuazione. E chi sono gli stranieri? Noi anche possiamo essere stranieri a noi stessi. E, il 21 dicembre avremo la conferenza Irruzione nel reale nell'avversario di Emmanuel Carrer, quindi questo è un romanzo piuttosto inquietante anche quello, ma che offre molti spunti di riflessione per tutti. Letteratura inglese invece, partiamo anche qui, è una panoramica che riguarda autori del Novecento e contemporanei degli anni 2000, ma partiamo da un classico anche qui della letteratura inglese, e che è Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Infatti il sabato 22 ottobre avremo lo spettacolo Fuori di libro, Jane Austen vi presenta Orgoglio e pregiudizio,
e sarò io Joyne Austin. Quindi anche una prova d'attrice, sì, sì, sì. Infatti. E poi il mercoledì successivo avremo una conferenza che riguarda un po' i temi sollevati da Orgoglio e Pregiudizio, cioè la condizione della donna nella società patriarcale, ma è anche un tema che si può ricollegare con aspetti della contemporaneità. E, il 6 novembre avremo invece una conferenza Frankenstein di Mary Shelley, anche qui si parte dalla paura del diverso, quindi anche questo è un aspetto che si ricollega, insomma, alla situazione attuale e l'etica, molto e l'etica della manipolazione. Certo. E il 14 dicembre ci sarà la conferenza Trasmutazioni, l'animale diventa uomo nello scarafaggio di Ian McEwan. Anche qui stiamo parlando di trasformazione, no? Quindi il contrario, partendo dalle metamorfosi, la metamorfosi di Kafka, l'uomo che si trasforma in scarafaggio, qui lo scarafaggio si trasforma in uomo. Quindi una panoramica di incontri adatti a tutti, dove si terranno e gli orari? Gli spettacoli saranno nella sala cinema dell'Oratorio San Giuseppe di Via Barbondo-Arborio 6 e saranno tutti di sabato alle 21. Le conferenze saranno ugualmente queste aperte a tutti, sempre nella sala cinema dell'Oratorio San Giuseppe, saranno di mercoledì alle 18. Sempre tutto con ingresso gratuito, esatto, e gratuito, aperto a tutti. Aperto, esatto, a tutti, sì. Andiamo a vedere cosa succederà poi con i laboratori. I laboratori inizieranno poi da gennaio 2023. Ecco, questi riservati invece a chi si iscrive all'università. Esatto, sì. E tra l'altro il numero chiuso, perché c'è un minimo di 10, un massimo di 15, e non si può aspettare l'ultimo momento poi per iscriversi, perché magari... Quindi poi... iscrivetevi all'università, all'Università Popolare del Trenta di Ivrea. A gennaio, per quanto riguarda il ciclo Gialli Noir e Thriller, avremo i viaggi temporali nell'istante presente di Guillaume Missou. A febbraio, mercoledì 2 febbraio, avremo I terribili segreti dei viaggiatori in Sconosciuti in treno di Patricia Highsmith. Di nuovo riprendiamo l'avvenimento in treno. Poi a marzo abbiamo Il tempo è passato per Montalbano con Riccardino, l'ultimo romanzo di Camilleri. Non potevamo lasciare da parte un autore così importante. Mercoledì 5 aprile avremo Indagando Jo Nesbo nel Pipistrello, anche questo romanzo giallo di grande spessore. Per quanto riguarda la letteratura francese, mercoledì 25 gennaio avremo un autore di lingua francese, ma che in realtà è martinicano. Si chiama Patrick Chamoiseau e il titolo della conferenza, laboratorio, sarà Doppio ritratto di una donna e della Martinica in Texaco. Poi a febbraio, il 25 febbraio, avremo un viaggio iniziatico a Kyoto con Una rosa sola di Muriel Barberi. Naturalmente sono tutti in italiano, sì, questi certo, non sì, hanno... Ripetiamolo anche per chi ha un diverso livello culturale, certo, in un modo anche per approcciare la lettura e la letteratura di un certo livello senza andare certo ad affrontare particolari difficoltà. A proposito di questo, ti racconto una cosa che proviene dall'esperienza del Club dei Libri di Ivrea. Mi è capitato, dopo aver presentato un romanzo e discusso con i presenti lettori, che qualcuno mi dicesse: sai, io non l'ho letto perché non mi era piaciuto, però adesso mi è venuta voglia di leggerlo. Quindi tante volte si può andare anche a digiuni di quel determinato, di quella determinata lettura e scoprire che ha dei risvolti interessanti e che merita. Poi, per le materie vale anche per tutte le materie che uno... Certo, questo vale per tutte, esatto, le materie. Magari se avete, sì, una curiosità che da tanto vi, sì, assilla, la voglia di conoscere meglio una materia, l'Uni3 può essere veramente l'opportunità per voi. Il 29 marzo avremo La narrazione come un fiume in piena e sarà Zona di Mathias Enouar. Il mercoledì 26 aprile avremo Prigioniera di un sistema sociale, L'ingenua libertina di Colette. Non potevamo lasciare da parte questa autrice così
rivoluzionaria, se vogliamo. Lorella, ti stiamo facendo fare una carrellata, sì. Però e sono senza occhiali. E sono senza occhiali, quindi anche sì. Una prova fisica. Una però fisica. Valeva la pena di far sapere quali sono i titoli maggiori, quindi ti chiedo di continuare. Allora, i laboratori invece per la letteratura inglese cominciano il 18 gennaio con Le manipolazioni dello scrittore nella donna del tenente francese di John Faust. È un libro straordinario che coniuga anche storia sociale e si svolge nell'Ottocento, ma scritto negli anni 60 del Novecento, e cita anche Marx, Darwin, veramente meritevole. Mercoledì 18 febbraio abbiamo Aspettando i Barbari di Coetzee, che sarà una storia surreale di brutalità e ingiustizia, ambientata nel Sudafrica. Mercoledì 9 marzo, Ciò che non conosciamo dell'Algeria, della Nigeria, Metà di un sole giallo, di una scrittrice affermata che si chiama Adichie. E mercoledì 12 aprile, Dentro e fuori dalle mura dell'ambasciata di Cambogia, di Zadie Smith, un altro scrittore. Ti dice molto. Il tempo è tirando, mancano circa 5 minuti alla fine della nostra puntata. Anna Marta, un messaggio ai nostri spettatori perché si aggreghino alle vostre bellissime iniziative. Un messaggio ai nostri ascoltatori di iscriversi, che ci sono vari livelli, quindi poi c'è socializzazione, ci si può confrontare con altre persone, fare nuove amicizie. E soprattutto un'altra cosa, ogni tanto ci sarà qualche uscita per vedere delle mostre o qualche città d'arte. Bene, quindi io vi ricordo che potete iscrivervi in Piazza Ottinetti presso la segreteria dell'Uni3 di Ivrea, ma potete anche consultare il sito www.uni3ivrea.it, 3 in numero, per avere tutte le informazioni, scaricare il programma delle attività e scoprire questo mondo di conferenze quanto mai varie, perché sono un momento in cui si può affrontare una curiosità che sia da tanto, magari la voglia di imparare una lingua nuova, imparare divertendosi, perché non si è mai troppo vecchi per imparare. Personalmente, pochi minuti, diteci come vi siete avvicinate voi all'Uni3. Io mi sono avvicinata all'Uni3, ma parliamo del 2006 o anche prima, andando a fare come socio e andare a fare volontariato. E adesso sono nell'ultimo triennio, sono la presidente. Io invece ho cominciato frequentando un corso di teatro che all'Uni3, sì, ho fatto questo laboratorio di teatro, ho partecipato per un po' di anni, poi sono approdata altrove come esperienze teatrali e per quanto riguarda il gruppo di lettura, il circolo dei lettori, sono stata convocata da Sandro Romussi, che partecipava al mio gruppo di lettura, l'altro, quello del Club dei Libri, e mi ha proposto di fare questa iniziativa anche all'Uni3. Era una cosa assolutamente nuova. Quindi tutti questi gruppi di lettura e di letteratura sono qualcosa di innovativo rispetto, diciamo, sì, ai tempi passati. Ecco, anch'io invito i nostri spettatori a scoprire anche le mie attività che faccio con voi, con grande piacere, da qualche anno, le conferenze di storia del cinema, che quest'anno ci porteranno indietro agli albori. Sono molto del interessanti. All'inizio del Novecento, e poi il lungo corso di scrittura che partirà adesso per arrivare fino alla primavera. Quindi vi ricordo ancora il sito www.unitreivrea.it. Vi ricordo anche che potete venire a trovarci qui a Quarta di Copertina per parlare di letteratura, di iniziative editoriali anche legate alla musica, all'arte o quant'altro, per parlare di associazioni che parlano di libri, di lettura, di avvicinamento alla scrittura. Vi aspettiamo, contattateci alla mail deborabocchiato@gmail.com. Un grazie a Obiettivo News, a tutti i nostri ascoltatori. Visto che ho ancora voi qui, direi di dire grazie anche al Comune, alla Diocesi, a tutte le realtà di Ivrea che accolgono con piacere i vostri progetti e vi accolgono i loro spazi. Sì. Un saluto a tutti, buon proseguimento di giornata e arrivederci alle prossime puntate.